Bene. Allora, non so se mi sentite. Allora, ciao a tutti. E questa è una diretta che ho voluto fare così per fare due chiacchiere, ma tranquilli. Cioè, voglio tranquillizzare tutti perché so che siete terrorizzati, ho letto anche su Twitter, ma state tranquilli. Io sto molto bene, sono un po' stanca, piano piano sto cercando di recuperare, insomma, la mia vita, i miei impegni e ci vuole un po' del tempo. Comunque sono stata 6 mesi chiusa dentro una casa dove non avevo il telefono, dove la mia routine era molto limitata e quindi, insomma, recuperare, uscire, fare cose, lo sto facendo perché comunque necessito di farlo per tornare alla normalità, ma sicuramente datemi il tempo perché mi devo abituare. Già prima non ero social, quindi se per esempio mi si spegneva il telefono, campavo uguale, non ero preoccupata di metterlo in carica, quindi adesso ancora di più, nel senso dopo 6 mesi non sono abituata. Cercherò comunque di fare più stories, di aggiornarvi, di rendervi partecipi della mia vita, anche se in teoria adesso, a parte insomma stare a casa con la mia famiglia o comunque uscire e fare impegni di lavoro, non faccio granché. Penso che comunque entro ancora un mese, piano piano inizierò magari, ecco, a uscire un po' di più, viaggi, cose, quindi insomma magari di farvi vedere cose un po' più divertenti. Devo ancora capire, insomma, cosa vi interessa vedere e sapere della mia vita e cosa no. Quindi per il momento lo so che faccio tante sponsorizzazioni e poco del mio privato, ma è anche lavoro e quindi spero che voi apprezziate che comunque, insomma, sto cercando di entrare un po' in questo mondo. E poi, piccola comunicazione per i miei amati Gerù, in questo momento le acque non stanno scorrendo, però io, insomma, voglio bene a Baru e so che lui me ne vuole, quindi insomma per il momento è un po' così. Per quanto riguarda invece contenuti social, vorrei che magari mi deste delle idee di quello che vi piacerebbe vedere, che io, insomma, poi posso condividere con voi. So, molti di voi mi avete chiesto se posso condividere con voi ricette o comunque momenti dove cucino, quindi sicuramente quello sarà una cosa che farò e quindi non vi preoccupate che piano piano farò anche quello. Poi un'altra cosa che ci tengo a precisare è la questione Sofi, perché comunque per me Sofi all'interno della casa è stata una sorella. E ci sono stati momenti in cui magari non ci siamo capite, quindi magari lei diceva delle cose non molto carine, ma magari è successo che anche io uno può tirare fuori un commento, una cosa, ma il bene rimane sempre quello. Ho compreso le sue parole e ci siamo viste, quindi insomma mi piacerebbe che sia i miei fan che quelli di Sophie si tranquillizzassero un attimo e non partissero, diciamo, a razzo con insulti e robe varie, perché non è giusto. Piano piano, col tempo, comunque, insomma, le persone si rivelano per quello che sono. Sofì, per il momento, anche se abbiamo tanti impegni, si sta dimostrando che anche Alessandro, che loro mi vogliono bene, quindi insomma è giusto, insomma, che ci diate a noi un po' lo spazio per anche, insomma, rivalutare tante cose, conoscerci ancora meglio nel nostro privato. Un'altra cosa che volevo dire invece, che mi chiedete di Sole, no, Sole non sono ancora riuscita a vederla né a sentirla, ma anche con lei ho piacere sicuramente insomma, di tornare, perché noi comunque ci conosciamo già da prima, da poco, però ci conoscevamo e quindi le vogliamo bene e speriamo anche con lei, insomma, di riuscire a recuperare un rapporto. Poi voglio passare a un po' di domande.
Allora, andrei al matrimonio di Davide, ragazzi, non lo so perché non ho ricevuto nessun invito. Comunque, allora, vediamo. Intanto saluto Rocco, amore mio, che amo alla follia. Giulia Scoop, che è una mia amica dell'università. Samuel, che mi segue, che è immancabile in tutte le mie dirette, amore mio. Ah, poi volevo farvi vedere, oggi ho fatto le nuove unghie, spero vi piacciono e non, che non siano troppo trash come dite voi. Però io sono anche questa, nel senso che io anche da prima avevo queste unghie, avevo l'extension alle ciglia, quindi nel senso anche se dentro la casa sono andata per ovvi motivi al naturale, ci sono anche altre cose che sempre fanno parte di me e che con eleganza si possono portare, sia le unghie lunghe che l'extension alle ciglia. Quindi non vi state a preoccupare che mi sto trasformando in chissà quale personaggio trash, perché io queste cose le facevo anche prima. Quindi ci tengo a precisare questo. E un'altra cosa ci tengo a precisare, che tutti mi stai dicendo, ah, ti stai trasformando, chirurgia, non chirurgia. Io sono pro chirurgia, perché se c'è comunque un problema o un difetto che una persona non piace e si sente comunque non a suo agio, io sono pro, assolutamente. In questo momento però non ho ancora avuto occasione di poter fare magari anche delle vitamine e le cose, e tutto quello che è sono trucchi che ho imparato truccandomi, guardando anche dei tutorial. Però sono pro, nel senso se io mi vorrei fare le labbra oppure alzare un po' lo... Cioè, ragazzi, è una cosa che fanno tutte, ma anche attrici, modelle che da Gigi Hadid, da non si sa, Julia Roberts, ragazzi, queste cose le fanno tutti. Quindi ben venga la chirurgia quando non è eccessiva. Quando è eccessiva sono d'accordo, non è bella, ma se è una cosa innocua, elegante, carina, ci sta. Quindi anche su questo vi dico, state tranquilli e non rompete le palle. Allora, non so se tutti sarete d'accordo su questo, però insomma. Allora, Clary che mi stava chiamando e dovrei avvertire, non so se mia mamma mi sta seguendo, però insomma c'è Clari che mi sta chiamando, quindi mamma, se senti, chiama Clari. Poi, allora, un'altra cosa che volevo dirvi è che di progetti futuri televisivi io spero di poter tornare in televisione a settembre. Non so dove, non so come, però comunque ci sono tanti progetti in ballo di cui non posso parlarvi, ma credetemi che appena so qualcosa, appena posso dirvi qualcosa, vi farò sapere tutto. Poi, credo nell'oroscopo. Allora, io non leggo l'oroscopo, però sono molto attenta a magari le caratteristiche dei segni in particolare. Io sono Capricorno e spesso leggo tutte le caratteristiche del Capricorno e mi ci rivedo tantissimo. Però insomma l'oroscopo quando capita magari do una letta, ma cerco di non basare ovviamente la mia vita su quello che poi viene detto nell'oroscopo, anche perché sì, esiste il destino, sì, esiste il karma e tutte queste cose, ma spesso le nostre scelte cambiano anche un po' il nostro destino, quindi ci credo, ma poco. Allora, vediamo un attimo le richieste. Allora, spero che questa diretta, insomma, vi stia piacendo. Io sto cercando di fare del mio meglio. Allora. Allora, io, oh, poi ovviamente se vi interessa sapere quello che faccio durante la giornata, anche magari quando sto a casa a non fare un cavolo e vi piace che vi parlo di temi, mi fate sapere, perché mi devo abituare, diciamo, perché adesso sembro un po' una scema che sta guardando il telefono e parla da sola e non sono molto abituata, quindi,
Proverò a, insomma, a fare delle chiacchierate, a parlare un po' di più, cercare di essere più sciolta. Allora, se volete farmi altre domande, allora, no, cosa ho fatto? Ah, no, niente, scusate. Allora, so che volevate che io oggi cantassi qualcosa per voi. Magari tra un po' posso cantarvi qualcosina. Eccomi, non so se sono. Ok, no, ci sono. C'è sempre qualcuno che chiama. Allora, ragazzi, un'altra cosa che ovviamente mi state chiedendo è il nuovo cellulare. Io sono così anti-social, anti-cellulare, anti-tecnologia, che il mio cellulare ce l'ho ancora nella scatola. Devo ancora andare a fare un backup, farmi sistemare un po' di cose sul nuovo telefono, quindi in teoria sono ancora col vecchio telefono e mi vergogno tantissimo, però insomma, ragazzi, anche questo dopo Pasqua farò. Infatti non so se la qualità di questa diretta è tanto buona, però il telefono sta lì, lo guardo e mi guarda, ma ancora non l'ho cambiato. Farò anche questo, ma ho paura talmente tanto di andare a usare il nuovo telefono perché ho paura di non saperlo usare. Ho bisogno di un po' di tutorials su come usare questo telefono, perché non ha il tastierino centrale, mentre il mio, che è un 7. Ha il tastierino centrale che per me è comodissimo e ho un po' di malinconia nel lasciare questo telefono e anche tanta paura di non saper usare l'altro, però saprò fare anche questo. Non vi preoccupate che ho una sfilza, una lista di to-do e di cose da imparare che vabbè, ce la farò. Allora, intanto voglio ringraziare anche tutte le persone che mi stanno facendo i complimenti, che mi vogliono bene, mi mandano messaggi positivi, perché comunque sempre grazie a voi che io sono qui e sono quello che sono. È solamente grazie a voi, quindi grazie. Allora, intanto ovviamente voglio rassicurare che tutte le mie sorelle, tutta la mia famiglia, siamo tutti bene, non vi preoccupate, Lulu e Manu, tutti bene. Allora, perché ho tolto il segue blu? Perché non sono d'accordo con le sue parole e quindi, visto che ci sono rimasta male, non è stato un bel gesto, allora io ho tolto il segue, tutto qua, insomma. Non mi va, insomma, di creare cose perché non ce n'è la necessità. E poi vorrei in teoria smettere di parlare di Barù perché questa diretta è la mia e si parla di me. E non prendetevi a male, cioè lo dico, non sono incazzata, non prendetevi a male. Allora, vediamo, allora. Allora, complimenti, amore mio. Andate a seguire Indifferenza Astrale.
Allora, sì, questi sono i miei capelli ricci naturali. Adesso sono spettinati, quindi ho fatto una specie di chignon. Però, insomma, poi durante tutta la stagione estiva mi vedrete sempre con i capelli ricci, perché è più facile gestirli d'estate, perché uno va tutti i giorni al mare, li bagna, e insomma il vento li asciuga e quindi è molto più facile. Qua, in queste situazioni di, insomma, autunno, inverno, primavera, bagnarli tutti i giorni è impossibile, e quindi per tenere più in ordine faccio sempre queste pieghe dove mi alliscio, magari faccio un po' di onde e gli amati boccoli delle mie fan che ogni tanto ho capito che odiavano quando mi facevo il ferro. Comunque, non si sente niente, cioè voi non mi sentite? Com'è possibile? Il mio telefono. È impazzito ufficialmente il mio cellulare. Ah, si sente? Ok, meraviglioso, perché qualcuno diceva che non si sentiva. Ok, perfetto, perfetto. Perché ho mosso un po' il telefono, ho fatto un casino. Allora, poi un'altra cosa molto bella che farò dopo Pasqua. Allora, voi sapete che durante la mia permanenza alla casa del Grande Fratello, come sponsor c'era le farine Caputo, e lo chef per eccellenza, insomma, che collabora con Caputo è Davide Civitello. E con Davide Civitello abbiamo organizzato una diretta dove faremo l'impasto per la pizza, faremo la pizza senza glutine. E poi insomma vi faremo sapere quando sarà, però insomma sarà una bella diretta, quindi vi consiglio un po' di seguire. Ok, adesso mi dite che si sente, perfetto, perfetto. Pam pam pam. Sì, perché era un po' impazzito questo telefono a un certo punto. Lo so che è ora di cambiare telefono, lo farò, lo farò, lo farò. Allora, i miei giorni dopo la mia vincita, allora diciamo che i primi 3 giorni non sono uscita perché sotto casa avevo i paparazzi fissi e quindi insomma non volevo uscire perché avevo un po' di ansia, non sapevo, sai, devi sempre stare molto attenta a quello che fai, quello che non fai, qualunque scusa insomma è buona per rovinarti l'immagine o comunque per screditarti. E poi, insomma, allora, la cosa sicuramente bella è che appena comunque sto per strada ci sono tutte le persone che urlano il tuo nome, che ti salutano, che vengono, ti vogliono chiedere una foto. Quindi questa è una cosa molto bella a cui ovviamente non ero abituata. E anche perché sono ancora una ragazza, mi considero molto semplice. E quindi vedere tutto questo clamore e calore è veramente molto bello. Poi ci sono cose a cui non sono abituata più, cioè per esempio non sono abituata a vedere così tanta gente intorno a me in giro, mi fa molto strano perché comunque anche se dentro la casa del Grande Fratello c'era un viavai di persone che entravano e uscivano, devo essere sincera, io avevo veramente solo quelle persone con cui ho condiviso 6 mesi pieni. E all'inizio è tornata Clary. All'inizio io, anche stare dentro casa mia e stare con la mia famiglia era strano, mi sentivo proprio un'estranea dentro casa. Però poi, insomma, coi giorni le cose sono migliorate, però insomma ci vuole tanto tempo per recuperare tutto. Mi piacerebbe fare tale e quale. Allora, è un programma fichissimo. Però allora io allora insomma a voi piace quando canto, io non mi reputo una cantante ovviamente, non mi piace cantare in pubblico, e non è insomma il mestiere che vedo per me, lo vedo molto di più per le mie sorelle,
Loro piace cantare, non che a me non piace, però insomma loro piace, la loro passione, cantano molto bene e vogliono fare le cantanti, quindi magari ecco tale e quale, anche se è una bella esperienza, per il momento, visto che un po' mi vergogno a cantare in pubblico, lo consiglio di più alle mie sorelle. Allora, che altro vi posso dire? Allora, intanto comunque il gruppo dei Gerù a me piace, quindi spero che non vadano a svanire, ma perché sono proprio divertenti. Cioè, io adoro tutti i tweet che fanno. Sono super ironici anche su altre situazioni, non necessariamente su di me, il mio percorso, comunque su Baru. E quindi io spero che non vadano a chiudere l'hashtag, eccetera, eccetera. Poi non so come funziona, però sono molto, molto divertenti. Poi ci tengo a precisare che allora io ho due fandom. Uno è il mio singolo, che sono le Jazz VIP, e un altro sono i Gerù, che è quello di coppia, non coppia. Le Jazz VIP o i Jazz VIP comunque sono persone che mi sostengono dall'inizio e sono persone che hanno visto comunque me come persona e non voglio che i miei vari fandom vadano a litigare perché insomma poi tutti e due mi amate come gruppi, mi volete bene, mi sostenete, mi avete sempre sostenuta, quindi ci tengo veramente che nessuno dei due gruppi vada uno contro l'altro, o che addirittura ci sono delle fatine che mi odiano pensando che io provi un odio verso Lulu. Ragazzi, allora, le mie sorelle, come ho sempre detto e sempre ho dimostrato, sono la mia vita, quindi anche tra i nostri fandom spero non ci sia dell'odio perché io non odio mia sorella, come ho dimostrato, se litighiamo dura 5 minuti, 10 minuti, cioè viviamo sotto lo stesso tetto, anche qui. E quindi, nel senso, come potrei mai non parlare con Lulu per una settimana o rovinare il mio rapporto con le mie sorelle per colpa di terzi? Non è così, non funziona così. Il mio bene e il mio amore per le mie sorelle sarà incondizionato e all'infinito. Quindi state tranquilli che io con Lulu o Lulu nei miei confronti non proviamo odio, quindi non vorrei che magari le mie fandom vadano a litigare con le fatine o che scrivano brutti commenti sotto le mie foto o quelle delle mie sorelle, perché a prescindere potete essere d'accordo o no con quello che dicono e fanno le mie sorelle, ma a prescindere loro sono la mia famiglia, quindi se amate me, amate anche la mia famiglia. Allora, Rocco, mi fai morire. Allora, se questa nave affonda, resterò sull'albero maestro sin quando l'acqua non mi riempirà i polmoni. Ah, ti adoro, ti adoro. Allora. Dio, va tutto così di fretta che sembro scema, che sto in silenzio e cerco di leggere. Intanto voglio vedere se. Ma in che senso? Ma in che senso? Ma in Ma che in che senso? senso? No, amore, non ti Ciao sento. Re! No, Come vabbè, no? ma Mi tu mi vuoi senti fare adesso? morire? Adesso va bene. Amore, cambia telefono, ti regalo il mio. Ma allora, aspetta, non so se ridere No, e infatti, aspetta, aspetta, vi fare. Io faccio vedere. c'ho un po' la tachicardia, amo. Aspetta. Io ce No, l'ho ma. il nuovo telefono. Ciao. Amore, ma è È che l'ora non di l'ho farti ancora compagnia. cambiato.
È l'ora di fare un backup ai cloud. Ma in che senso io sono qui che parlo con... Amore, aspetta, cosa devo dire? Non sento la pipì. Non sento, cioè. Era successo. Allora, eccomi, bentornati tutti quanti alla mia diretta. Allora, stavamo facendo una diretta con Rocco di Indifferenza Astrale. Adesso mi ricollego con lui. Quindi Ma che è eccoci qua. successo? Ah, finalmente. Non lo so se era bloccato, poi si è chiuso tutto da solo, non lo so. Amore, quel telefono dobbiamo aprire la scatola, fare un backup iCloud e azionarlo, perché è bello. Guarda la scatolina, com'è bello. Lo so, è molto bello, molto bello. Comunque, amo, tu mi servi nelle dirette almeno 3 volte a settimana perché mi dai una tranquillità, cosa che a me manca. Ecco. Se io pure senza filtri, ragazzi, non vi spaventate. Comunque, No, ma non lo so. lasciamo stare, guarda la mia di faccia. Ma fammi vedere le unghie. Amo. Toppe. Comunque, niente, amore, io ti sento. Bloccata di nuovo. Amo, ti sei bloccato. Ma perché non Abbiamo un si problema. vede bene? Amo, è il telefono tuo? Lo so. Non lo so perché non ti va la diretta a due. Ma perché? Sì. Cioè, adesso ti sento, ma vedo la tua faccia comunque frizzata. Cioè, sei ancora tipo dentro la casa in un freeze perenne. Cioè, praticamente la cosa bella, sai qual è? Che tu stai ridendo, ma la risata arriva dopo, quando tu sei seria. Cioè, questa cosa è super trash. Ma perché si blocca? Non lo so se è il telefono o se praticamente non hai aggiornato Instagram. Cioè, no, vabbè, ma tu parli e mentre mi dici si blocca, stai ridendo che batti le mani nel mio telefono. Ah, ma a me sta venendo una pipì assurda. Ah, comunque, amore, una cosa la posso dire? Di solito scusa. Ma è strano. Ah, Queen, scusa, mi è venuta una botta di pipì nel cuore, capisci? Mi è venuta proprio la pipì qua. prometto di fare più dirette. Adesso cercherò di organizzare, come avevo detto la scorsa volta, che No, non è un dirti, è aspetta, che mamma. praticamente la tua voce è diversa dalle tue espressioni, cioè tu parli di una cosa seria, ma io ti vedo che batti le mani e ridi, capisci? Allora, veramente curare. Amo, qui c'è un complotto contro di me perché entro io e si blocca tutto, gli oceani, il mare, c'è tutto. Cioè, ti... Bella che ha fatto un attimo. Ma qui mi sa veramente che c'è il maghetto. Comunque, ciao Ma è Angelus Space, io lo bloccato. dico perché ce l'ho nel cuore. Tra l'altro,
Ho sentito oggi Giucas Dimmelo. e dopo Pasqua mi vedrò anche con Giucas. Solo quando te lo dico io, Jessica. Quando te lo dico io. Solo quando te lo dico io. Ta, 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 ta. Io i primi di maggio sarò a Roma, amo. Ah, benissimo, benissimo, così Sì, ci l'ho vediamo. promesso, guarda, che o faccio il paparazzo o mi metto al posto di Giordano Bruno a Campo dei Fiori, ma non mi ferma neanche, cioè non mi ferma nessuno, manca a Pasqua. In che senso? Bravo, Qui, come in che senso? Non lo sai quando Giuca, sto parlando con tua mamma pure, quando Giuca fa, quando ah, te lo dico io? meraviglioso. Vabbè, ma con la Queen c'è un legame. Immagino, immagino. Ma allora tu che mi racconti? Cioè, io stavo seguendo tutta la diretta che vuoi fare per impastare la pasta senza glutine e quant'altro, ma la domanda è un'altra. Quando ti vediamo in TV? Quando ci sfami? Dimmi. Quando ci sfami in TV? Amore, io spero. Amore, spero a settembre, spero. Amore, È qua non tutto work in speriamo, progress. qua non speriamo, qua abbiamo solo certezze. Amore, sono certezze e non te le posso dare perché manco io ce l'ho. Ce l'ho mai avute. Allora, tu non mi puoi provocare così, amo. Perché poi a me viene l'ictus, tu lo sai, no? Amore, lo so, ma devi stare tranquillo. Sì, io ci provo. A noi Devi interessa stare progetto. tranquillo, tranquillo, tutti tranquilli. Rocco fa la spillare, ragazzi, non è che deve spillare, cioè praticamente ha detto tutto con estrema tranquillità. E io dicevo in un commento qui che quello che amo di te è proprio questa serenità e umiltà, nonostante il successo, che poi giustamente se ti faccio un complimento nei social è una leccata di culo, se ti vado contro è una leccata di culo, insomma, io dico quello che penso. Eternità per stare zitto quando non ci sono, cioè l'umiltà e la serenità e la tranquillità di spiegare le cose nonostante il successo è cosa Amore, che rara, palle che cioè si non blocca. apprezzare. Sì, amore, guarda, io non lo so, cioè io chiamerei Samuel a farti il telefono, cioè questo che stavo dicendo. Io non capisco una cosa, perché forse nei social funziona così. Se ti si va contro, allora sei un eroe perché giustamente porti il like e porti il commento. Se ti si fa un complimento per l'umiltà dopo aver vinto un reality pazzesco e aver mantenuto i piedi per terra, automaticamente deve passare come una leccata di bip. Per me non è così. Per me è una persona che si mette tranquilla, nonostante il successo di un reality, è solo da apprezzare, punto. Qualche problema, ma questa è la mia visione della cosa. Poi, indipendentemente da tutto, nessuno entra nel tuo privato, io non ci provo neanche perché ti voglio bene, però penso che sia veramente da apprezzare e Grazie, penso, grazie questo è il mio amore, parere, grazie. faccio un appello a chiunque, se mi posso permettere nella mia pochezza, avere un personaggio così in TV, cioè dategli opportunità di lavoro, perché questa umiltà e questa serenità va vista in TV in filo di fusione 24 ore su 24 ore. Scusa. Grazie, amore, grazie. Però ora sono un po' emozionato. Love you. Amo, io ti vedo bloccata. Cioè, io Grazie. ti sto sentendo che mi dici queste belle cose bloccata. Ah, poi volevo anche salutare. Amore, non ti devi mica emozionare. Amo, io non ti sento e non ti. Ti vedo proprio fissa, bloccata. Non so. No, Che di amo. wifi, cioè Perché tutte non hai le cambiato? Ma io non lo. in più del wifi penso che no. La vediamo. Amo, aspetta. Ora mi vedete. Posso fare una cosa? Prova ad uscire e vediamo se va. Attendete un attimo. Ah, eh sì.
Sì, va bene, Proviamo facciamo una perché prova. secondo me il tuo telefono non ti regge la diretta a 2 a sto punto, perché ogni volta che entro si blocca. Vediamo, ragazzi, non lo so. Fai una prova. Prova ad uscire io, vediamo se ti sentiamo, se no cambi telefono stanotte, amore, che ti devo dire? Ciao amore, prova ad uscire e Vai, vediamo però se si sente. Un bacio, diamo, ci sentiamo dopo. Ok, ciao amore. Ok, allora datemi qualche cenno se mi vedete bene e mi sentite bene. No, ragazzi, mi dite togliete i filtri. Non ho filtri, questa è la mia faccia, quindi. Meglio? Perfetto, so che adesso è molto meglio. Top. Allora, vediamo, fatemi qualche altra domanda su qualcosa che volete sapere. Ecco, Rocco, mi hai detto che va meglio, amore. E non lo so, sì, allora può essere che è proprio il telefono che non regge, non è il wifi, perché questo wifi è bomba, ragazzi. Allora, domanda. Che altro volete sapere? Ah, lo shooting con Alex. Bene, allora. Lo shooting con Alex sarà sabato prossimo, quindi tra una settimana, a Milano, nella sua factory. E sarà uno shooting singolo di ognuna di noi, più uno shooting di noi tre sorelle, quindi sarà super divertente, ci sarà anche Delia, il Face, e quindi sarà sicuramente super super divertente. E anche in quell'occasione faremo una diretta. Adesso non so perché sapevo che, insomma, chi voleva fare una diretta, vediamo se riusciamo a organizzare. Poi, vabbè, prima vi ho detto che insomma non so se si sentiva bene, che se in settimana vedrò anche Giucas, che ho sentito oggi, era molto molto contento di sentirmi e speriamo insomma di riuscire a vederci. Allora, per Pasqua starò in tranquillità con la mia famiglia. E insomma, mi godrò questi momenti anche un po' di pausa dal lavoro e tutto quanto, nulla di speciale, anche perché insomma, prossima settimana ho tantissime cose, sarò a Milano per un bel po' di giorni, avrò anche da registrare Verissimo, quindi veramente tante cose da fare che preferisco stare in tranquillità. Un'altra cosa, sto organizzando il mio feed. Quindi chi ha delle idee, come mi era già stato suggerito da un utente, da una ragazza che mi segue, da una fan, delle idee di come volete magari che organizzo il mio feed, però lo voglio fare molto elegante, di livello, con queste foto che ho fatto con Simone la settimana scorsa. Ho scelto tutte le foto, quindi piano piano insomma cercherò di organizzare il mio feed, ma se avete insomma dei consigli. Avete dei consigli meglio, insomma, se ci sono insomma delle pagine che vi piacciono e che si può magari vedere. Allora, ricapitolando, la mia prossima diretta, magari il giorno prima aprirò un box domande per chiedervi quali sono gli argomenti che vogliamo affrontare, e dopodiché risponderò a quelle domande su quel determinato argomento. Poi ci sarà la diretta con Davide Civitello, con le farine Caputo, per la pizza senza glutine. E basta, insomma, questo è quanto.
Cercherò di essere più social e di ovviamente, insomma, condividere con voi più momenti della mia giornata, anche se vi ripeto, per il momento è molto molto tranquilla, non faccio granché. E niente, grazie a tutti per aver partecipato e vi farò sapere quando sarà la mia prossima diretta. Non so se mi state sentendo o se si vede perfettamente. Ah, ecco, esatto, volevo salutare prima, mi sono dimenticata. Mi sono dimenticata, volevo salutare l'hashtag Mamma Scusa, che anche loro sono super divertenti e ironici, fanno dei tweet pazzeschi. Bene, dopo questa vado, vi saluto e ci sentiamo la prossima volta, che non so quando sarà, però insomma la prossima volta. Va bene? A tutti. Sì, ho salutato i mamma scusa, che mi piacciono tantissimo, non so se si sente. Bene.